Da oggi Roberto Baggio, il Divin Codino, uno dei calciatori più famosi del mondo, è ufficialmente del Milan. Si è conclusa così, come molti avevano largamente previsto e anticipato, quella che è stata definita la calcionovela dell'estate. Mia bella signora, lasciamoci così senza rancor. Roberto Baggio, 28 anni, lascia la signora, acconsentendo così ad un divorzio sicuramente non sollecitato da lui. Lascia il bianconero campione d'Italia per vestire il rossonero vice campione d'Europa, nonché dominatore dell'euroscena calcistica negli ultimi 7 anni. Quello di Baggio al Milan è il colpo più clamoroso di questa campagna acquisti, uno dei più clamorosi nella storia di sempre, unitamente a quelli che videro protagonisti in passato, tra gli altri Jepson, Savoldi, Paolo Rossi, Maradona o Bergkamp. Non un fulmine a ciel sereno, un trasferimento progettato, pianificato, preparato, gestito in modo perfetto, si da renderlo quasi normale nel suo clamore o clamoroso nella sua normalità. Così il Milan può riproporre in campo nazionale ed europeo quel progetto Dream Team tanto caro al presidente Berlusconi. Ma sul trasferimento dell'anno, ecco il vicepresidente rossonero Adriano Galliani. Sì, abbiamo depositato questa mattina in Lega, quindi è solo oggi che abbiamo depositato il contratto di Roberto Baggio. E finalmente tutto è stato definito. Ieri le visite mediche sono andate bene, ho letto questa mattina su certi giornali che ci sarebbero problemi, ginocchio, niente. Baggio ha avuto dei problemi durante la sua vita, come moltissimi calciatori, ma nulla di pericoloso, nulla di drammatico, quindi tutto fatto, superate le visite mediche, depositati i contratti, finalmente posso sorridere a Roberto Baggio dopo 5 anni, ritorna al Milan, dico. Quali sono i termini del contratto con il giocatore e con la Juventus? Sì, i termini del contratto sono: il giocatore ha stipulato un contratto triennale, direi che il rapporto economico col giocatore non vada pubblicizzato. Per quanto riguarda il parametro, c'è un accordo con la Juventus di ampie dimensioni. Il parametro è: al Milan costerà 18 miliardi e 500 milioni in 2 anni, ma tutto questo non vuol dire uno sconto fatto alla Juventus, vuol dire tutta una serie di accordi commerciali, vuol dire un merchandising, licenziatari, fornitori ufficiali, diritti televisivi e tante tante altre cose che hanno consentito questa conclusione. Una spesa ingente, ma lei ha già detto è una spesa ingente, ma per noi è soprattutto un investimento. Perché? Ma guardi, il Milan è un investimento perché Roberto Baggio, secondo noi, darà molto in termini di immagine per la nostra società, sia per quanto riguarda il pubblico, sia per quanto riguarda gli accordi commerciali. Il Milan ha più del 50% dei propri ricavi che derivano non da biglietti dello stadio, e i nostri sponsor chiedevano che il Milan avesse giocatori di grandissimo livello. Noi pensiamo che una squadra che abbia messo nel suo organico, appunto, oltre a Roberto Baggio, UEA, che è un grande campione, lo stesso Futre, che è un buonissimo giocatore di talento, due giovani su cui puntiamo molto, che sono Ambrosini e Locatelli, e abbia confermato i suoi campioni, sia in grado di rimanere ai vertici mondiali. Io vedo un Milan, ma ripeto, parlo da tifoso, quindi non voglio condizionare il tecnico, vedo un Milan che abbia a destra Baggio, a destra Savicevic, in centro UEA, a sinistra Simone e dietro Roberto Baggio. Certamente Savicevic e Simone dovrebbero, e lo stesso UEA che rientra, dovrebbero sacrificarci, ma sarebbe bellissimo avere un 4-2-4 quando attacchiamo, che diventa un 4-4-2 quando ci difendiamo. Roberto Baggio è quello che si suol definire un talentuoso predestinato. Fin dalle prime apparizioni con la maglia del Vicenza fa capire quelle che sono le sue doti, avute in dono da madre natura e affinate guardando alla televisione le veroniche di Beccalossi e i disegni balistici di Zico. Con la maglia bianco-rossa vicentina comincia a fare gol, a far parlare di sé e ad attirare l'attenzione di qualche grande club. Ad intuirne prima ad ogni altro le potenzialità è la Fiorentina, che intravede in lui il dopo Antognoni. Ma la sorte, troppo spesso altalenante nella sua carriera sportiva, gli gioca non uno ma due brutti scherzi, costringendolo sotto i ferri del chirurgo e conseguentemente a lunghi e forzati periodi di inattività. Poi, come usano fare, i cavalli di razza esce alla distanza avendo ragione di tutto e di tutti. Firenze è sua. Ma i conti non tornano al conte Puntello, che, ammagliato dalle offerte che giungono da Torino, decide, dopo una lunga, laboriosa e travagliata trattativa, di cedere colui che diverrà il Divin Codino bianconero.
E così, quasi per un segno premonitore del destino, Roberto Baggio si trova a giocare la sua prima vera finale, quella di Coppa UEFA, proprio contro la Juventus, che la spunta in virtù del 3-1 casalingo di Torino, cui farà seguito lo 0-0 di ritorno sul neutro di Avellino. Il quinquennio torinese inizia sotto gli auspici di un'autentica rivoluzione copernicana voluta da Luca Montezemolo. Si gioca a zona, una zona allegra, come allegro perlomeno finché la barca va, è Gigi Maifredi, tecnico col quale Baggio afferma di trovarsi in perfetta sintonia. Ma il gioco dura poco, esattamente fino al 6 aprile 1991, quando Madama perde a Firenze e lui rifiuta di battere contro la sua Fiorentina il rigore che varrebbe il pareggio. Lascia l'incombenza a De Agostini, ma Mareggini para. Su quell'episodio di amicisiano, non contemplato però dalle fredde leggi del più spietato professionismo, si verseranno fiumi d'inchiostro e chilometri di nastro magnetico. Intanto in piazza Crimea il nuovo che avanza lascia il posto al vecchio che ritorna. La Juve continua a non vincere e su Baggio si sprecano le solite maldicenze. Sarà bravo, ma non è un vincente. Il rapporto, non facile all'inizio con la tifoseria, migliora domenica dopo domenica, ma si deteriora quello con la società per via di un nuovo infortunio e di un serio problema di natura contrattuale. Un problema che induce Robertino a ricambiare pubblicamente quell'amore che il Milan gli aveva da tempo dichiarato. Ma le esternazioni, come spesso accade, lo allontanano dal nuovo corteggiatore e cementano l'amore con Madama. La scelta produce una stupenda vittoria in Coppa UEFA, francata da numerosi e decisivi acuti da colui che ormai per tutti è il Divin Codino. Si diceva: Roberto Baggio gioca bene, fa gli assist, fa i gol, ma non ha mai vinto niente nella sua carriera. Questo fino alle ore 20:30 di oggi. Adesso? Questo non lo dicono più. Non lo diranno più. E per te cosa cambia? Ma niente, credo che sia importante raggiungere un successo così, perché ti fa imparare tante cose. È chiaro che dal punto di vista professionale è importantissimo, insegnare molte cose. Com'è la prima volta? Ma è bellissimo, perché è la fine di tante battaglie, per cui è una guerra vinta. Il successo in Coppa UEFA è l'ottima annata in azzurro, la nazionale nel 93 conquista il biglietto per il mondiale americano, gli valgono il pallone d'oro che conquista quasi plebiscitariamente davanti a Bergkamp e Cantona. È il re d'Europa e si prepara con puntiglio per divenire re del mondo. Di suo ci mette tanto per trascinare la nazionale fino alla finale mondiale del Rose Bowl di Pasadena, ma il suo sogno iridato e quello di milioni di italiani si ferma a 11 metri dalla porta di Taffarella. Al ritorno in patria ritrova la terza Juve del suo quinquennio. Una Juve completamente rinnovata negli uomini e nella filosofia, una Juve che, caricata a molla da Marcello Lippi e dal suo staff tecnico, dimostra di saper vincere prescindendo dai singoli. E tra questi singoli c'è soprattutto lui, Roby Baggio, che non si esime comunque dal porre il suo personale accento su una stagione doppiamente vittoriosa nel territorio italico. Ma qualcosa si è rotto. All'amore struggente con la tifoseria fa da contraltare la freddezza dei rapporti con la nuova dirigenza. Da una battuta di Umberto Agnelli, a scudetto virtualmente ma non matematicamente conquistato, si evince che il futuro di Roby Baggio difficilmente sarà ancora bianconero. Il problema è che dobbiamo effettivamente metterci d'accordo e sul tempo e sul, diciamo, sul quantum, e quindi è abbastanza difficile. In relazione agli obiettivi, i programmi della Juventus, il discorso è abbastanza difficile. Io mi auguro che arriviamo a trovare una soluzione. Inizia da quel giorno il quiz calcistico dell'estate 95. Le previsioni dei più lo danno al Milan, nonostante un tentativo congiunto di Juventus e Inter per vestirlo di nerazzurro. Roby è comunque bravissimo a tenere a bada gli intervistatori con risposte diplomatiche, di quelle in cui si dice senza dire niente e si confondono ancor di più le idee già confuse. Ma dove mi piacerebbe andare? Ho richieste fuori dall'Italia e anche dal Giappone. È chiaro che mi piacerebbe restare in Italia, però a questo punto non scarto nessuna ipotesi. Ma ormai è storia di ieri. Oggi Roberto Baggio è un giocatore del Milan, una stella in più in una squadra stellare.
Ogni campione ha nel suo repertorio quel qualcosa in più che lo rende diverso dagli altri o migliore. Di Roberto Baggio tutti apprezzano, oltre alla tecnica sopraffina, al talento creativo, l'indubbia abilità nei calci di punizione che ne alimenta notevolmente la media realizzativa. 109 gol in Serie A, 24 in nazionale, più una quarantina suddivisi nelle varie coppe, sono un esemplare biglietto da visita. Il calcio di punizione è un'arma in più per lui, per la sua squadra, per i suoi allenatori. Un'arma appresa e affinata studiando i letali colpi piazzati di Zico, unico campione cui Baggio dice di essersi ispirato. Ho sempre giocato così, non è... lo ammiravo perché ha sempre avuto grande fantasia e faceva dei gol bellissimi. Tirava bene punizioni, no? Soprattutto, sì. E per cui così era un fatto proprio di pelle. Una sottile e discreta mania di tutto ciò che è Baggio è andata insinuandosi nella mente e nelle abitudini dei tifosi di tutto il mondo. Il suo essere sul campo e non il voler apparire a tutti i costi, le giocate, le parabole tagliate ed imprendibili, hanno fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Sfidiamo a trovarne uno che possa dire con sincerità: quel Baggio proprio non mi va giù. E al talento ha aggiunto quel vezzo estetico che lo ha reso quasi unico al mondo. Parliamo dell'originale acconciatura, il ponytail per gli anglofoni, che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di Divin Codino. E poi il suo essere buddista, ostentato soltanto con quella fascia da capitano a tre colori con gli ideogrammi della sua religione. La sua privacy e quella della sua famiglia, gelosamente protette. Le rarissime apparizioni negli show televisivi ne hanno fatto inoltre il personaggio dell'antipersonaggio. Famiglia, buddismo, lobby della caccia, bravissimo a raccontare le barzellette, e il calcio, il pallone. Ecco, Baggio è soltanto tutto in questo microcosmo, o c'è qualcos'altro? No, penso che hai detto veramente tutto. Famiglia, caccia, buddismo, calcio, c'è tutto qua. Ed è forse per questo motivo che, oltre a non aver sfondato come uomo spot dell'industria italiana a petroli, Oliviero Toscani è stato indotto a definirlo impacciato lontano dal suo habitat naturale, ovvero il campo di calcio. Ma per un Baggio impacciato, tra virgolette, altri ve ne sono che funzionano a meraviglia. Per una nota azienda di articoli sportivi, per una casa di dolciumi e per la stessa RBS di Tiene, ovvero la Roberto Baggio Sport. Ma la baggiomania non è solo italiana. Il Giappone lo pretende almeno una volta all'anno. L'America lo ha avuto non molto tempo fa a Seattle quale ambasciatore del calcio non solo italiano ma universale. L'Europa, parliamo soprattutto di club tedeschi e inglesi, gli avrebbe fatto ponti d'oro che lui garbatamente ha rifiutato ringraziando. Seguendo i desideri del presidente Berlusconi, rinasce ancora un dream team rossonero. Franco Baresi è non solo il capitano ma anche la coscienza di questo club che si è espresso soprattutto negli ultimi anni ad altissimo livello. Dunque nuovi acquisti, un nuovo Milan che riparte anche da Roberto Baggio, no? Sì, credo che sia il miglior acquisto, credo che il Milan abbia fatto un grande sforzo per acquistarlo e chissà, credo, quello che ci può dare. Roberto Baggio, chi è nel mondo del calcio, sa quello che vale, quello che può dare alla gente. Io credo che San Siro meriti di avere un grande campione come Baggio da vedere la domenica. Un Milan stellare, naturalmente, con grandi stelle. Peccato che non ci sia la Coppa dei Campioni quest'anno, no? È un peccato, sì, anche perché così avremmo avuto qualche chance maggiori, visto che l'anno scorso sono andate le cose. Però credo che c'è una UEFA da giocare, un campionato da rivincere. Credo che gli stimoli e le soddisfazioni ce le possiamo prendere giocando grandi partite con grandi acquisti che ha fatto appunto la società. Il Baggio che hai conosciuto in nazionale era un Baggio nemico, se vogliamo, che giocava in un altro club. Ecco, ma che tipo è, soprattutto nei tuoi rapporti con gli altri rossoneri? Ma abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti, perché Roberto è un ragazzo straordinario, nel senso che è bravissimo, è disponibile, scherza, e quindi credo che si troverà bene nel nostro ambiente. In un'intervista apparsa qualche giorno fa, mi pare sulla Gazzetta dello Sport, avevi parlato di un numero 20, avevi scherzato ovviamente, visto che c'è già un altro 10 che è Savicevic, no? Sì, ci sarà il problema del numero 10, credo che si risolverà, non sia questo un grande problema, però se andrà in porta anche la famosa numerazione continua che ognuno poi porterà per tutto il campionato, potrebbe essere anche un'idea, se Roberto va, però è chiaro che sarà lui poi magari a scegliere un numero assieme a Dea. Senti, mi ha parlato di numeri,
A proposito di Baggio e di Savicevic, i critici, i tecnici o i tattici dicono che magari potrebbe esserci qualche incomprensione, soprattutto quando si tratta di due giocatori portati più a costruire che a difendere, no? Ma sono due giocatori, sicuramente hanno delle caratteristiche magari simili in alcune cose, però credo che siano due grandi e possono giocare benissimo insieme, perché uno si adatta all'altro, nel senso, due grandi si trovano sempre nella posizione giusta al momento giusto. Noi l'anno scorso ci è mancato questa forza offensiva e credo che con Baggio UEA abbiamo qualcosa in più e dobbiamo appunto sfruttarla, anche se magari qualcosina magari rischieremo dietro, dobbiamo fare qualche sacrificio in più. Cioè, rimbocchiamoci le maniche in difesa e centrocampo, che poi davanti ci pensano loro, questo è il concetto. Sì, io credo che poi l'ha dimostrato la Juventus, che ha vinto il campionato giocando l'attacco, rischiando e facendo più gol, quindi credo che quando si hanno giocatori di queste qualità è giusto anche sopportare qualcosa. Il Milan, con Baggio in aggiunta a UEA, per non dimenticare Futre, ha praticamente capovolto a favore dell'attacco l'equilibrio tattico preesistente. Col BSV, Baggio, Savicevic, UEA, il calcio entra in una nuova dimensione in cui il fatto tecnico-tattico si coniuga con quello altamente spettacolare, con gli ovvi e prevedibili problemi di assemblaggio che sono tipici di una Formula 1 altamente competitiva. Su queste basi, di grande ambizione tecnica e spettacolare, nasce il nuovo Milan. E quella con il Milan è una vecchia storia d'amore iniziata 5 anni fa. Un amore inizialmente mai dichiarato, fatto di silenzi, intuizioni e ammiccamenti. Un amore sbocciato a San Siro, era la seconda giornata del primo campionato dell'era Sacchi, è rimasto poi acceso come brace sotto il carbone, silente promessa di matrimonio. Ma che non sa da fare, avrebbe sentenziato più tardi l'avvocato, quando i tempi sarebbero stati maturi. Un colpo mancato, mai completamente assorbito dal dottore, che avrebbe lungamente redarguito i componenti e lo staff tecnico rossonero, rei di aver speso per giocatori inutili o quasi complessivamente la stessa cifra che sarebbe servita per l'acquisto del fantasista Viola. Ma erano altri tempi. La Milano-Torino era molto più lunga dei suoi 129 chilometri. Fu di nuovo amore, ma stavolta apertamente dichiarato, nell'inverno del 1992. A Torino, con la nuova vecchia dirigenza Juve, erano sorti problemi decisamente seri per il rinnovo del contratto, che avrebbe terminato il suo corso a fine stagione. I conti tecnici non tornavano e Baggio continuava a rimanere uno che aveva vinto soltanto ai tornei del bar. Fu ancora con il Milan un colpo di fulmine. Stavolta gli ammiccamenti silenzi lasciarono posto alle parole, alle palesi dichiarazioni. E quale migliore occasione per dire tutto se non un intervento TV sugli schermi Fininvest a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Milan il 29 novembre 1992? Che cosa rappresenta per lei Roberto Baggio? Beh, per me rappresenta un giocatore di grande classe, dalla classe purissima, e una garanzia di spettacolo in campo. Quindi affrontare la Juventus senza Baggio significa aspettarsi una partita cui forse potrà mancare qualcosa. Questo è un corteggiamento in piena regola, mi pare. Sì, beh, mi fa piacere così che un presidente come Berlusconi abbia grande stima nei miei confronti. È chiaro che quando le cose non vanno benissimo vorrei averlo anche dalla società in cui gioco. Comunque va bene lo stesso, io vado avanti, ho sempre fatto così e continuerò a farlo. Era destino e così è stato. Ha fatto quello che Michel Platini era stato sul punto di fare qualche annetto fa, lasciare la signora per il diavolo. E proprio ricordando il grande Michel, ci permettiamo di dare un suggerimento al Milan per l'assegnazione dei numeri di maglia. A UEA il 9, a Savicevic il 10, a Baggio naturalmente il 9 e mezzo.